Carissimi amici, salve a tutti. In questo video voglio parlare di un argomento che veramente mi sta molto a cuore, ma tanto, ed è la famiglia. Tutti, bene o male, più fortunati o meno fortunati, abbiamo una famiglia o abbiamo avuto una famiglia. Personalmente è inutile che vi sto a contare, perché sarebbe un film, la mia storia infinita. Non sono stato molto fortunato con i genitori, anzi, assolutamente per niente. Sono vissuto tra un collegio e l'altro, in mezzo alla strada, quindi un'infanzia molto brutta. Però poi, a un certo punto della mia vita, sono diventato adulto, ho trovato una meravigliosa donna, sono diventato un genitore con dei figli meravigliosi, che grazie al mio buon esempio sono dei ragazzi molto, molto sentimentali, molto sensibili, lavoratori. Non fumano, non bevono, ragazzi per bene, di cui io ne vado veramente orgoglioso. E non c'è gioia o ricchezza più grande di quando guardo negli occhi ai miei figli e dico: com'è possibile che un ragazzo o una ragazza così meravigliosa sia mia figlia? E questo penso che per un genitore è una ricchezza che veramente non ha nessun prezzo, nemmeno tutti i gioielli o l'oro del mondo possono darti più soddisfazione di questo. Premesso questo, ecco, allora io mi voglio rivolgere a tutte quelle famiglie, che non sono di buon esempio. Innanzitutto mi congratulo con tutti i genitori all'ascolto che insegnano ai propri figli l'educazione verso le razze, qualsiasi razza, bianchi, neri, gialli, rossi, che gli insegnano il valore della famiglia, il rispetto per le persone anziane, per le donne e per i bambini, il rispetto del ceto sociale, cioè operaio, ricco, povero, benestante, e il rispetto naturalmente per le idee, le religioni di chiunque. Chiunque deve, e ci mancherebbe altro, essere libero di pensarla come vuole, di credere a ciò che vuole, e anche per quanto riguarda il calcio, lo sport, fare il tifo per chi gli pare e piace. Ma ci sono dei valori indispensabili che in una famiglia ci devono essere. Tutti questi valori io li voglio chiudere in una sola parola, che secondo me è la pietra miliare della famiglia, cioè la cosa più importante, e cioè l'esempio. Perché l'esempio? Perché io sono convinto, anche se al 99% è così, poi c'è un 10% che purtroppo va in un altro modo, malgrado. Io penso che l'esempio di un genitore sia essenziale per la sua famiglia e per le famiglie future dei loro figli, dei loro nipoti e dei loro pronipoti. Perché in una famiglia, come si comportano marito e moglie, mamma e padre, così cresceranno i figli, tranne, ripeto, l'eccezione. Se i miei figli vedranno che io mi rivolgo a mia moglie con parolacce che sono impronunciabili, avranno sicuramente la giustificazione un giorno quando si rivolgeranno alla loro moglie con determinate uguali parole, perché se l'ha fatto mio padre lo posso fare anche io. Soprattutto certi atteggiamenti diventano abitudini,
abitudini. Cioè uno le fa e non si rende nemmeno conto di quando fanno schifo. E allora questa responsabilità un genitore, una mamma e un padre allo stesso modo ce l'hanno qua, sul collo. E non può dire un genitore che maltratta la moglie in casa o la tratta come una schiava solo perché è una donna, perché è casalinga, quindi non esce a lavorare, che poi in casa lavorano ancora di più queste donne. Se la tratta come schiava non può dire di amare i propri figli. Io vi chiedo scusa, ma è il mio pensiero, potete pensarla come volete. Io penso che se uno ama veramente di un amore stratosferico, come giusto che sia, i propri figli, non può non amare la moglie, non può maltrattare davanti ai figli la mamma dei suoi figli che tanto ama. Perché? Perché se a noi ci maltrattano un figlio, che sentimenti proviamo? Io, forse, signore mio, perdonami, io sarei capace anche di ammazzare se fanno del male a uno dei miei figli. Forse, tra virgolette, sarei capace anche di ammazzare. Perché? Perché lo amo. E allora se tu ami i tuoi figli amano te e tua moglie, perché pensi che sia normale maltrattare la mamma dei tuoi figli davanti a loro? Proverà molto meno affetto, molta meno stima in suo padre. Anche il fatto può essere viceversa, perché ci sono anche tante donne, purtroppo, che mettono le mani addosso ai mariti, agli uomini, che fa ancora, no, fa sempre schifo, no, ancora più schifo, fa schifo uguale. Quindi ci sono anche donne. No, sono cose che i figli non devono vedere, non devono sentire, perché l'esempio, come vi dice, diventa abitudine. Quindi se adesso vi trovate in una situazione che, esclusa l'eccezione, un vostro figlio vicino alla mamma si rivolge con parolacce, la colpa è tua come genitore. E allora, rendetevi conto che la famiglia è quello che non lasceremo sulla terra. Tutte le ricchezze che avremo sulla terra, quelle materiali, possiamo averne quanto ne vogliamo. Tutti i gioielli, le pipite d'oro, i palazzi del mondo, se sono di nostra proprietà durante questa vita, le lasceremo qua. Ma le famiglie sono eterne. Le famiglie ce le ritroveremo dall'altra parte. Dall'altra parte saremo degli esseri molto più intellettualmente sviluppati e intelligenti. Il progresso che avremo fatto qua, spirituale e di tutto, i valori, l'intelligenza, lo porteremo anche dall'altra parte. Se qua siete stati degli imbecilli, dall'altra parte ve ne renderete conto di quante siete stati imbecilli. E allora cambiate oggi, se siete ancora in tempo. È anche vero però, attenzione, che l'albero si piega quando è piccolo. Ci si parla con i figli. Più ci si parla, più crescono bene. Perché il dialogo è il concime di ogni rapporto umano. Figuriamoci con la famiglia. Se conciliamo la famiglia o il rapporto con la moglie, con i parenti e con i figli o con il mondo attraverso il dialogo, ci sarà sempre rispetto e pace. Quando non si discute, tutto diventa guerra.